Ciao a tutti gli amici di Radio 105, ciao da Vicky. Io sono qui a Miami in compagnia di un'artista famosa in tutto il mondo, amata in tutto il mondo, un'artista latina che ha conquistato il mondo. Lei è the one and only Shakira. Grazie tante, come Ciao state? Shakira, tutto bene? Come stai? Come stai? Bene, bene, Tu benissimo. parli un pochettino di italiano, un Io pochino. parlo un po' di Sì, italiano, sì. un po'. Bisogna praticare un po'. Devi praticare, che è Sì, molto simile allo per non spagnolo. dimenticare Brava, Sì, io... brava. Shakira davvero the one and only, ragazzi, perché ha avuto 95 milioni di disco venduti in tutto il mondo, insomma, un sacco di Latin Grammy, Grammy Awards, Billboard Awards, un personaggio stramato a livello globale, stramato anche molto qui a Miami. Miami possiamo dire che è la capitale della musica latina, Certo. vero? E tu regresaste in Miami, io pienso per la felicità de tus bebé, Oh, ¿verdad? sì, sono molto felice qui a Miami. I think that in spagnolo o È italiano? No, spagnolo, come vuoi? inglese, no. Spagnolo, va bene Come facciamo? spagnolo. Spagnolo, sta bene, Spagnolo, va bene. sì. Sì, estamos en Miami desde hace ya algunos meses y bueno, los niños se han adaptado muy bien, Qué están bello. felices aquí. Para mí es conveniente también porque estoy cerca de mi familia, tengo apoyo de bueno, mis hermanos, los niños tienen sus tíos, sus primos, Claro. sus amigos, van a un colegio en el que se sienten cómodos y contentos, así que bueno, Qué lo perfetto. principal es que ellos estén bien, sí. Che bello, infatti dice, sono ritornata a Miami anche perché ho parte della mia famiglia qua, ho i miei fratelli, ci sono i miei zii, praticamente qui, zii per i miei figli, e hanno la scuola qua, quindi è un'esperienza molto bella. E parlando di figli, Anche la capitale della musica latina, eh Miami. sì, è brava, Certo. esatto. E parlando di figli, hablando de bebés, come tu puedes manejar la vita come mamma e come artista? Perché non sé se è facile, non è para todo. No, non è facile. Non è facile combinare bueno, la professione tan demandante di un artista con ser madre soltera e de dos niños. Tan energéticos, tan eléctricos como los míos, pero se puede, las mujeres podemos hacerlo todo, Brava, somos multitaskers, ¿no? brava, Es esattamente. una cualità femenina, ¿eh? Esattamente, esattamente. Dice, non è facile, dice, gestire la vita da mamma e la vita da artista. I miei figli sono molto energetici, però devo dire che noi possiamo, noi donne riusciamo a fare tante cose. Siamo multitask, facciamo mille cose in un minuto solo, verrà? So, il tuo nuovo album è Las Mujeres Ya No Lloran. Le Le donne donne non piangono non più. piangono più. Brava, esatto, che arriva dopo 7 anni da El Dorado, che ha avuto un grande successo, ha vinto i Latin Grammy. Perché speraste tanto, 7 anni dopo di fare un album? Non è che tu non esistes nada l'anno passato, però 7 anni sono He estado abbastanza. haciendo música Sì. eventualmente, esporádicamente, pero no Sì. había tenido tiempo de hacer toda una obra de musical como esta. Sì. Y así que para mí es todo un acontecimiento Sí. poder entregar a mis fans un trabajo que contiene 16 canciones. Wow, Imagínate. meraviglioso. No, sono poche, 16 canzoni, dice, è stato un processo lavorativo, insomma, 16 canzoni da produrre non sono poche in effetti, perché l'album è arrivato dopo 7 anni. E dobbiamo dire che mi ha colpito questa cosa del tuo album, perché il tuo album ha quattro art cover diverse, che Sì. sono riferite a quattro pietre preziose. Mi spiega Il un pochino, diamante, il esatto, rubì, il rubì. la smeralda e il zaffiro. E perché? Perché hai scelto, perché escogiste queste Bueno, es la pietre? primera vez que sale mi álbum en digital Sì. y en vinilo. Verdad, Sí. meraviglia. Sí, si puede contar. Sí. Sí, es la Sì. primera vez y además es una oportunidad, yo creo que tengo como artista de poder entregar a mi público la música en físico, ¿no? Que lo pueden Sì. tocar, que pueden tener un objeto coleccionable, que pueden abrirlo y tener un póster que pueden colocar en su habitación, que Claro. pueden escuchar la música en la secuencia en la que yo misma diseñé, en el orden en que quise que fueran cada una de las canciones. Es realmente muy lindo poder volver a presentar mi música en esta forma de Sì, vinilo. de vinilo, Sí. sì. Y
Y bueno, con respecto a las cuatro piedras preciosas, representan diferentes atributos, sobre todo la transmutación y la transformación de del dolor en fuerza, de la vulnerabilidad en resistencia, la resistencia del diamante. Y cómo estas lágrimas, las lágrimas que puede llorar una mujer hoy en día, se convierten en lágrimas de triunfo, se convierten en diamantes. Sí, claro, claro. Allora, gli ho chiesto di spiegarmi un po' perché questa produzione ha quattro copertine diverse che sono relative a quattro pietre preziose che sono il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro. E dice, io ho voluto dare, tra l'altro, questa nuova produzione in vinile in modo che le persone, i miei fans, abbiano qualcosa da toccare con mano, abbiano un ricordo mio in mano e soprattutto, diciamo, ho usato il diamante, per esempio, perché il diamante è un po' un piangere lacrime di diamante, perché le lacrime si trasformano in qualcosa di forte, in qualcosa di poderoso, resistente. Di resistente, esatto. Quindi per me è stato un evolvermi della mia vita, una trasformazione, hai detto bene, perfetto, esatto. Senti, ma quando l'anno passato tu lanciaste differenti sencillos, l'anno scorso tra l'altro ha fatto diversi. Sì. Monotonia, la prima canzone. Sì, Monotonia. Dopo, Te felicito. Con Rauw Alejandro. Sì. Monotonia con Ozuna. Dopo Te felicito con Rauw Alejandro. Sì. E dopo la sessione 53. Sì. Con Bizarrap. Sì, vero. E dopo Te cuje. Con Karol G. Con Karol G. De verdad. E dopo Copa Vacía. Esatto. Come Manuel Turisa. No, Acróstico. Sì. Con Miei Figli. Sì, che bello. Sì. Bellissimo quello. Acróstico con Manuel. Copa Vacía con Manuel Turisa. Sì. El Jefe con Fuerza de Régida. Adesso l'album. E l'album, esatto, sono inclusi nell'album più otto nuove produzioni, sì, ma ce n'è una nuove. In particolare, nuove, che è Punteria con Cardi B. Come nasce questa collaborazione? Come è nata questa collaborazione? Bueno, yo creo que este álbum necesitaba se merecía una buena dosis de Cardi B, porque Cardi para mí es una mujer que no se disculpa por lo que piensa, por lo que dice, y es el símbolo, es un símbolo de empoderamiento femenino. Sí. Sì, è vero. Dice, c'era bisogno di Cardi B in quest'album, perché Cardi B è il simbolo un po' della potenza femminile. Lei dice sempre quello che pensa, praticamente. Sì. Senti, una donna che non si scusa. Una donna che non si scusa, che lei va dritta per il suo filo, e hai ragione. Sì. Senti, come tu creas una canzone? Come creo una canzone? Come nasce? Dove llega la ispirazione? Bueno, estas canciones de este álbum son... Yo creo que la expresión de muchas vivencias, de muchas experiencias y emociones y sentimientos que he tenido que elaborar en estos dos años, que he pasado por muchas cosas, altos y bajos. Sí, claro. Es un álbum que está lleno de picos y valles. Sí. No es un álbum lineal, sino donde he tenido que aprender muchas lecciones de vida y hacer un gran trabajo, un proceso personal y psicológico y emocional. E queste canzoni mi hanno aiutato a farlo. Ecco, vedi, dice, io in questo caso questo album l'ho realizzato con le mie emozioni, perché è un album pieno di alti, pieno di bassi, con le mie esperienze, con quello che ho passato nella mia vita, e praticamente ho racchiuso in questo album quelle che sono le mie sensazioni, quello che è il mio essere, quello che ho passato nella mia vita. Sì. Tour in Italia también? Lo vas a hacer nel 2024? Por supuesto, claro que sí. Sí. Bello. Italia es una prioridad para mí. Es un país al que quiero muchísimo, amo mi público italiano y tengo unas ganas de volver. Qué bello. Muy pronto. Bene, poi la aspettiamo in Italia, perché dice, non vedo l'ora di arrivare in Italia, amo molto il mio pubblico, quindi sicuramente arriverò in Italia. Te lo agradezco muchísimo, mucha suerte por tu nuevo álbum. Grazie. La mujer ya no lloras, le donne sì, già le non donne piangono più. Non più. Basta. Basta. Forza le donne. Grazie Shakira. Forza le donne. Grazie tante. Grazie. La linea fino torna. Alla prossima volta. Ci vediamo. Bravo. Ci vediamo. Brava. Ci vediamo la prossima volta. Da Miami è tutto. Ciao da Vicky. Ciao.